Francesca Vianello e insegno condizione carceraria e diritti dei detenuti alla laurea magistrale di sociologia, mutuata anche dal vostro Istituzione Politiche e Diritti Umani e della Pace. E parlo dell'incontro di oggi. L'incontro di oggi è appunto sul monitoraggio dei diritti umani in carcere e quello che ho cercato un po' di fare è di riportare il discorso che era stato fatto stamattina sugli organismi sovranazionali per la tutela appunto dei diritti umani in carcere ad un livello locale, ad un livello interno, quindi legato al nostro ordinamento penitenziario e soprattutto introdurre quelle che sono le nostre condizioni di detenzione appunto, che sono al momento condizioni molto problematiche. Noi abbiamo alcuni aspetti appunto che ho cercato di evidenziare che ci pongono in una situazione difficile per quello che riguarda appunto l'osservanza delle regole minime del trattamento nei confronti dei nostri detenuti. Prima di tutto direi un tasso di sovraffollamento altissimo. Noi abbiamo oggi 68.000 detenuti per poco più di 44.000 posti. Una fascia della popolazione detenuta, appunto, come dicevo prima, in attesa di giudizio, molto molto alta, e quello che è un problema dal punto di vista, diciamo, dell'osservanza, della tutela dei diritti umani è che questa, fascia della popolazione detenuta è sottratta a qualsiasi forma di intervento, trattamentale, nel senso che non ci sono diritti al trattamento, quindi non ci sono neanche diritti all'istruzione, diritti alla salute, diritti alla formazione, al lavoro e quant'altro. Poi abbiamo un altissimo numero di detenuti, immigrati, con quello che questo comporta dal punto di vista della lontananza anche dalle famiglie, quindi, condizioni anche di precarietà, di povertà e di particolare sofferenza appunto dovuti a queste esperienze di vita, e abbiamo oggi il 37% dei detenuti cioè di popolazione detenuta straniera. Abbiamo un altro problema molto grande relativo a detenuti legati in qualche modo a storie di tossicodipendenza. Il 30% più o meno dei nostri detenuti è in carcere appunto come consumatore di droga, e almeno un altrettanto, 30-32% credo, per reati legati comunque alla tossicodipendenza. Quello che però è più problematico, più grave di tutto, cioè più, diciamo, che crea più problemi di tutti, è l'elevatissimo turnover nelle nostre case circondariali in particolare. E nel senso che a fronte di queste problematiche, di questo elevatissimo sovraffollamento, in realtà noi abbiamo più del 30% dei detenuti che non rimane in carcere più di 3 giorni. E punte che diventano ancora più elevate in alcuni istituti, in particolare del nord Italia, del Veneto. L'esempio che facevo appunto, ma anche Padova è così, ma l'esempio che facevo, perché sono stata recentemente il 7 novembre, è quello del circondariale di Venezia, dove in pratica il 76% della popolazione detenuta rimane in carcere per meno di 4 giorni. Questo ha delle ricadute inimmaginabili sul funzionamento appunto di una macchina che già è impazzita, che è la macchina penitenziaria, conseguenze che ricadono prima di tutto sui detenuti, ma ovviamente anche sul personale della polizia penitenziaria. Uno dei problemi principali dell'istituzione penitenziaria è quello della sua impermeabilità in realtà. È molto difficile entrare in carcere, è difficile entrarci, diciamo, da studente per poter effettivamente entrare in contatto con i detenuti e con le condizioni di detenzione. E è difficile in Italia purtroppo entrarci anche come ricercatore, e questo è stato uno dei miei principali problemi. Io ho dovuto in qualche modo aggirare l'ostacolo, e nel giro di un paio d'anni, quando ho deciso di occuparmi di carcere, contemporaneamente mi sono aggregata ad un'associazione di volontariato e quindi sono entrata in carcere come volontaria, e mi sono occupata del polo universitario in carcere, perché adesso coordino le attività universitarie degli studenti della casa di reclusione di Padova, detenuti che sono iscritti alla nostra università. Abbiamo 6 facoltà in convenzione, e poi sono entrata in contatto con Ristretti Orizzonti, che è assolutamente una delle
come dicevo anche prima, delle fonti di informazione maggiore oggi sul carcere, che porta avanti poi questo percorso di messa in contatto, diciamo, dei giovani con il carcere, delle scuole con il carcere, in generale della cittadinanza, della società col carcere, anche attraverso dei convegni annuali molto molto seguiti, e che diventa un po' anche per i miei laureandi e per i miei stagisti e per chi fa, appunto, svolge un lavoro di tesi sulle condizioni di detenzione, un po' il tramite attraverso cui riuscire ad entrare in carcere, aggirando quelle richieste di permessi e di autorizzazioni che purtroppo sono eterne, hanno dei tempi lunghissimi. Oltre a questo, appunto, sono il volontariato che faccio è quello per l'Associazione Antigone. L'Associazione Antigone è un'altra associazione che attraverso autorizzazioni concesse dal Ministero ci consente ad alcuni di noi come osservatori di entrare negli istituti del Triveneto. Quindi tutto questo mettere in piedi, diciamo, è stato faticoso, ma tutto questo cercare di entrare da diverse parti e in diverse forme mi ha consentito di poter poi fare anche ricerca sul carcere, che è il mio lavoro. Ma nel momento in cui io mi sono rivolta all'istituzione, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per chiedere un permesso per svolgere una vera e propria ricerca da parte dell'università, diciamo, io ho dovuto attendere 18 mesi. E voi potete capire che per un laureando, per esempio, è impraticabile una soluzione di questo tipo, e anche per chi fa ricerca comunque è problematico, perché vuol dire progettare dei percorsi di ricerca, dei progetti di ricerca dilatati nel tempo e senza sapere quando e come si hanno le autorizzazioni.